E noi diamo il benvenuto al nostro ospite. Oggi in Voce delle Chiese abbiamo un ospite che arriva dalla Svizzera e non è da solo, anzi è accompagnato da un foltissimo gruppo di ragazzi e di ragazze che fanno parte del percorso di catechismo della Chiesa Riformata Vallese. Mario Giacomino, diacono, buongiorno, benvenuto, parla anche italiano, quindi insomma cosa potevamo chiedere di più? Parlo italiano e sono delle valli originario, quindi per quello che sono, conosco un po' il territorio. Sì, e sei invece adesso in Svizzera? In servizio nella Chiesa Riformata Vallese. Chiesa Riformata del Vallese, sì. Bene, che per chi non la conoscesse, che zona della Svizzera prende? Comprende dal lago fino alla parte tedesca, quindi Brig e le valli intorno, quindi francofona e germanofona. Zona di Martigny, per intenderci, esatto. Sion. In Svizzera si passa da lì per poi andare oltre. Esatto, arrivando dalle nostre zone, subito sotto il colle del San Bernardo, esatto. Appunto si trova la vallata di Martigny e poi si snoda il cantone del Vallese. Allora, dicevo, sei accompagnato, Mario, da quanti siete? 40? Sì, siamo una cinquantina tra adulti e catecumeni, sono dei colleghi pastori e diaconi che accompagnano un gruppo di catecumeni, lavoriamo insieme le parrocchie locali per permettere un catechismo che sia interessante per i giovani, spostarsi con un pullman, andare a visitare dei luoghi interessanti come le Valli Valdesi, la loro storia, quello che fanno, che vivono. In particolar modo oggi scopriamo la diaconia della Chiesa Valdese. Certo. Abbiamo visitato Radio Bequit, naturalmente, perché da noi non è tanto frequente di avere una radio evangelica, per noi era quindi interessante di vedere come la testimonianza dell'Evangelo poteva viversi in modo concreto. E pensa che invece noi anni passati eravamo andati in visita in Svizzera alla radio internazionale, nazionale, che dedica spazio anche ovviamente alla sezione protestante, quindi insomma è uno scambio di culture e di esperienze molto importante, sì, questo, sì. Scoprire, imparare dagli altri, vedere cosa succede in un altro paese, come poter prendere esempio magari in alcuni progetti, è una cosa fondamentale. E quindi siete in visita alle valli, rimarrete qui fino a domenica? No, sabato. Torniamo a casa. Oggi siamo nella zona di Pradeltorno per scoprire il Collège des Barbes. Naturalmente i giovani saranno confrontati, diventeranno dei barbi loro stesso, avranno una piccola animazione che permette loro di capire cos'era questo periodo, e poi lavoreranno sulle beatitudini. E saranno chiamati a dare una testimonianza personale su come capiscono la beatitudine che gli è stata attribuita, e dovranno fare un messaggio che sarà registrato e che sarà messo sul sito della nostra chiesa. Insomma, mi sembra di capire che state facendo dialogare i vari metodi comunicativi. Esattamente. Quindi un modo di fare catechismo che certo deve avere una base, diciamo, un po' più didattica, ecco, una base che si appoggia chiaramente anche allo studio, all'apprendimento, ma che poi utilizza gli strumenti che abbiamo e porta quello che si è studiato nell'attualità. Si deve oramai utilizzare i metodi moderni che utilizzano anche i giovani, quindi saranno messi anche in rete, in tal modo che tutti possano fruire di questo, di questa visita e di quello che i giovani hanno potuto scoprire e qual è la loro testimonianza da lasciare più ai loro genitori, ma anche alla Chiesa. Certo, e se qualcuno fosse curioso, volesse andare a vedere, avete un sito da che possiamo ricordare? Eglisedivalle.ch, e penso che lì potete trovare, sarà sicuramente in linea tra qualche giorno. Certo, chiaramente. Si potranno trovare le testimonianze dei giovani che saranno filmate. Bene, quindi insomma un bel modo anche di superare, no? Un pochino anche le barriere, le differenze e i confini tra le varie chiese, e anzi mescolare un pochino anche gli ingredienti delle abitudini e, come dicevi, anche dei progetti. A voi interessava in particolare vedere cosa sta portando avanti la Diaconia Valdese. Mi dicevi fuori onda che avete parlato dei corridoi umanitari proprio questa mattina. È importante che i giovani possano capire che la fede serve anche a poter vivere in modo
concreto, certo. Quindi qui è particolarmente interessante. Abbiamo anche delle opere diaconali in Svizzera, ma la Diaconia Valdese è un po' un esempio da seguire per molti. E dal punto di vista invece della partecipazione, come va insomma in Svizzera, com'è la situazione? Beh, non è molto buona, bisogna dirlo. Naturalmente ci sono anche sempre meno persone, e soprattutto delle persone anziane che seguono le chiese, però non significa abbassare le braccia, al contrario, bisogna cercare tramite questi modi un pochettino più moderni di interessare le nuove generazioni. Poi non si sa mai, perché se vivono le cose in modo positivo, se vivono il loro catechismo in modo positivo, hanno poi un buon ricordo di quello che hanno vissuto, e quando verrà il momento, perché generalmente quando hanno poi dei bambini si ricorderanno di quello che loro hanno vissuto, e speriamo che la Chiesa possa continuare. Poi siamo persuasi che non siamo noi, certo. Cioè, è sempre il gran padrone che si occupa di far continuare la sua esperienza ecclesiale, quindi noi facciamo il nostro lavoro, il resto certo, lo lasciamo lui. Certo. Allora, grazie per essere stato con noi, Mario Giacomino, diacono della Chiesa Riformata del Vallese in Svizzera. Buona continuazione per questi giorni che vi rimangono ancora da trascorrere nelle valli valdesi in Italia, con questo gruppo, folto gruppo di ragazzi e di ragazze del catechismo, che hanno un'età, mi diceva Mario, tra i 12 e i 15-16 anni circa, sì, accompagnati da Mario stesso e da altri pastori e diaconi che hanno seguito questo percorso di catechismo. Grazie ancora e buona continuazione. Arrivederci.